il tema, diciamo così, dell'incipit di quel racconto. Noi al bar, immaginiamo un bar, non viene detto il luogo, una piazza, un luogo di incontro, discutevamo delle nuove notizie che arrivavano a proposito di queste molestie che alcune donne cominciavano a denunciare nei confronti di questo prete che fino a una settimana prima, un mese prima, era considerato il santuomo, l'uomo modello, anzi il padre di tutti. Ecco che invece queste voci cominciano a circolare e allora, come succede molto spesso in questi casi, si creano questi due partiti dei colpevolisti e degli innocentisti, con ogni tanto dei travasi dall'uno all'altro schieramento a seconda delle novità che possono essere delle novità che scagionano il prete o invece che diciamo, fanno aumentare su di lui il peso della diceria e probabilmente anche del fatto che questi fatti che vengono denunciati siano reali. Cosa che in tutto il racconto io ho cercato di mantenere celato, cioè questo prete poi è colpevole o innocente? Nel racconto non viene detto. Allora a me interessa in generale creare delle situazioni, non creare, le situazioni di ambiguità già esistono, la nostra vita è ambigua, noi stessi tutti siamo ambigui, ambigui vuol dire proprio che ci sono in noi forze molto contrastanti tra di loro e quindi anche zone di noi stessi che non conosciamo, non solo non le conoscono gli altri, siamo anche noi che non le conosciamo. E creare dunque dei personaggi che non siano monolitici, che non siano delle vignette, delle caricature, dei tipi ben fissati per cui il buono, il cattivo, perché credo che la bellezza della letteratura in generale, della lettura, il piacere che dà è la scoperta sia per chi legge, sia per chi ha scritto, che certe situazioni che sembravano positive poi in realtà non lo sono. Faccio solo un esempio. C'è nel romanzo Guerra e Pace di Tolstoi c'è un personaggio negativo che si chiama Dolokhov, che è uno spadaccino, un seduttore, un traditore, un uomo spregiudicato, senza principi. Sembrerebbe proprio che Tolstoi l'abbia qualificato in questo modo, no? Gli abbia dato un confine, un profilo molto netto. Poi scopriamo, o meglio, Tolstoi ci fa scoprire, che malgrado tutti questi difetti, Dolokhov poi in segreto va a trovare la vecchia madre e con la madre è l'uomo più buono del mondo. Quindi persino Dolokhov ha questo, diciamo, scarto da quella che altrimenti sarebbe una caricatura. Ecco, a me non interessa fare delle caricature umane, mi interessa fare dei tipi complessi, con risvolti, diciamo, esistenziali che possono far scoprire cose nuove man mano che la storia avanza. Anzi, credo che l'avanzamento di una storia, di un romanzo, di un racconto, avvenga quando qualcosa che non ci aspettavamo accade. Altrimenti, tanto varrebbe aprire il libro e poi chiuderlo subito, perché fin dalle prime pagine noi sappiamo tutto di tutti. Grazie. Sì, così. Diceva prima Edo che appunto tu insegni a Rebibbia, mi sembra una scelta. Insegnavo perché dal 1° settembre sono pensionato dello Stato italiano. Però hai insegnato tanti anni a Rebibbia, ecco, insegnare in un caso, mi viene in mente Gogliarda Sapienza che diceva che per conoscere un paese bisogna conoscere l'ospedale, il manicomio e il carcere, quello che Basaglia chiamava l'istituzione totale, no? Noi lo sappiamo perché abbiamo avuto un seminario con alcuni colleghi proprio su questo tema. Ecco, la tua scelta di insegnare in un carcere anziché, non so, una carriera accademica, mi ricorda un po' la scelta di Nanni Zingone, no? Dei cuori fanatici, che sceglie di insegnare in un liceo, si guarda bene dall'entrare nel mondo accademico, anche
anzi, quando viene a contatto con un altro personaggio che invece è proprio un rampante, diciamo, no? In questo mondo, si notano molto le differenze, no? Di cui parli per i personaggi. Ecco, che cosa ti ha portato a questa scelta, se ci puoi? Non è proprio indiscreta come domanda. No, non è affatto indiscreta, ma purtroppo non posso rispondere in maniera esaustiva perché neanch'io lo so bene, perché circa 30 anni fa decisi di passare da una scuola della periferia romana dove insegnavo invece al carcere di Rebibbia. È stata una mossa un po', come si dice negli scacchi, una mossa del cavallo, cioè lo scarto laterale rispetto a una carriera di insegnante che, diciamo, scolastico, che già dopo 5 o 6 anni che facevo mi aveva già un po' stufato. Non sono adatto alla carriera accademica perché non mi piace molto studiare, e quindi per fare il professore a livello universitario bisogna conoscere qualcosa molto bene. Io invece non conosco niente bene, conosco un po' di cose, ma diciamo una gamma così ampia da poter dire che io conosco molto e conosco molto poco. Quindi anche la letteratura italiana che io ho insegnato a scuola per tantissimi anni, devo confessare di non conoscerla veramente bene, insomma, non l'ho veramente letta. In un mio libro confesso di aver letto, dopo averlo insegnato a scuola per anni, di aver letto la famosa Il fu Mattia Pascal, di averlo letto una decina di anni fa. Dice, ma come? Tu sei un professore di italiano, insegni Il fu Mattia Pascal ai tuoi studenti, ma tu non l'hai letto? A parte quando l'ho letto è stata una grandissima delusione. Veramente sono rimasto molto, molto quasi scioccato, perché ho detto, ma come? Questo è il libro, anche perché ho letto contemporaneamente, altra confessione da fare, La coscienza di Zeno, che nemmeno quello avevo letto, e La coscienza di Zeno è formidabile, Il fu Mattia Pascal per me inspiegabile. Quindi come avrei mai potuto io insegnare letteratura all'università? La scuola, e la scuola in carcere ancora di più, permette di avere un rapporto molto diretto, molto forte, molto intenso, molto difficile con gli studenti che sono detenuti. Non ci sono le famiglie, quindi non ci sono i colloqui con le famiglie, e questo è un sollievo per l'insegnante meraviglioso. Non ci sono i telefoni cellulari, quindi tutte quelle cose che affliggono la scuola di fuori, in carcere non ci sono. Poi certo, ci sono le sbarre, gli omicidi, cioè, non voglio dipingere la situazione come rosea, perché invece è molto dura, però per insegnare, voglio dire, esserci chiusi dentro come ci fu, anche se brevemente, con le altre esperienze, è un conto. Lavorarci era interessante, è stato molto interessante. Ho avuto anche, soprattutto questo lo voglio dire, visto che siamo in questa sede universitaria, una piacevole conferma, un sollievo, diciamo così, in quanto insegnante, del fatto che la letteratura italiana, per quanto molto complessa e difficile, perché gli autori della tradizione italiana sono molto profondi, molto radicali, molto estremi, per cui per esempio insegnare a scuola, nella scuola normale, non è facile, perché insegnare Machiavelli seriamente a una classe di ragazzini di 15-16 anni, per non parlare poi di ragazzini ancora più giovani che dovrebbero capire cosa sia l'amore angelicato, in galera invece gli uomini che tu hai davanti sanno le cose di cui stai parlando, le conoscono, conoscono la sofferenza, sia perché l'hanno subita, sia perché l'hanno inflitta, conoscono la lussuria, la passione, l'esilio. Cioè, quando tu leggi in una scuola normale, per chi io non spero di tornare già mai, un ragazzo cosa può pensare della disperazione, dell'idea che non tornerai mai più a casa? Invece in carcere stai spesso con delle persone che sono lontanissime da casa e forse chissà quando, se mai, ci torneranno. Quindi queste sono, diciamo, le cose belle che ho scoperto.
il vero perché ci sia andato a finire, quello rimane un po' per me. Forse perché avendo fatto la scuola solo con i maschi, cioè come studente, poi ho finito per altri 30 anni, una specie di fissazione con questi maschi, perché io mi sono chiesto, ma com'è che non riesci a uscire da questo circuito virile dannato? Perché ovviamente come la scuola solo maschile, così il carcere, che il cui forse fondamento più crudele è proprio la separazione sessuale e la privazione amorosa. Tra le tante cose di cui un uomo viene privato in carcere, la cosa che mi colpisce di più, e che colpisce anche di più ovviamente i detenuti, è proprio questa, cioè il fatto di recidere i rapporti amorosi, familiari, in maniera molto dolorosa. Io però a Luna uscivo, la differenza. Io infatti vorrei fare una conferenza quest'anno, vorrei prepararla per bene, che si chiami 20, perché non sono riuscito ad arrivare a 30 anni, sono arrivato a 29. 29 anni in carcere, parentesi, senza mai passarci una notte. Per dire, anche perché molte volte si creava sempre questo equivoco, che io dico, ah, sono uscito dal carcere, ah, ma perché sei... Sono uscito dal carcere perché ci lavoro, perché sono detenuto. Sì, sì. Allora, innanzitutto grazie a Edoardo, Clara e soprattutto Edoardo Albinati. Io sono emozionatissimo. L'ultima volta che mi sono seduto da questa parte era in settembre del 2017, sappiamo tutti come è stato quel periodo per il paese. Detto ciò, ringrazio anche la cattedra straordinaria Italo Calvino. Mi hanno consigliato sulla soglia tutte le cosmicomiche di Italo Calvino, mi sono ulteriormente emozionato. Dicevo che ringrazio appunto Eugenio, Sabina, è un piacere enorme vedere la professoressa Lamberti. Bene, arrivo subito al dunque. Mi tocca parlare di un romanzo ampio, denso, monumental, come dicono lo Sabio Platenses. Romanzo del 2016 che ha vinto il premio Strega nello stesso anno, il cui titolo è La scuola cattolica. Chissà perché mi sbaglio sempre quando ne parlo con gli amici e dico la Chiesa cattolica. Però quella magari è una domanda che faremo dopo. Ora, il romanzo La scuola cattolica prende spunto da un delitto che è stato realizzato nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975, il massacro, il delitto del Circeo. L'autore, Edoardo Albinati, è molto chiaro rispetto alla storia del libro, non del delitto. Non credo che i presenti abbiano inteso. Allora, l'autore del libro, La scuola cattolica, prende spunto da questo accadimento del 1975 e in realtà propone un'analisi della società benestante, borghese, italiana di quegli anni e alla fine propone un suggestivo tentativo di scannerizzare con ricorsi narrativi interessanti e con modi spesso dissacranti, perché io che sono in quegli anni ero bimbo quando accade questo delitto, appena nato praticamente, devo dire che ho sentito una dissacralizzazione della mia cultura, della mia appartenenza a quella società realmente intensa. Questo è un effetto narrativo appunto peculiare. Il mondo di cui propone una scansione Albinati è appunto il mondo borghese, cattolico, il mondo romano, ma io direi trasversalmente italiano. A me in particolare sono piaciuti le due, non so se chiamarle titubanze, però diciamo le metodologie referenti alla stima che hai per il tuo lettore e per la tua lettrice.
Cioè, rendendoti conto che si tratta di un romanzo di 1300 pagine, poco più, poco meno, hai un timore, ma anche un rispetto che sono prima di tutto ammirabili, ma che poi allora di essere messi in pratica, applicati, questo rispetto, questo timore, danno un senso della metodologia narrativa funzionale per il climax del, del romanzo. Ora, la domanda che ti voglio fare parte da una citazione. Leggo dalla Scuola Cattolica. L'altra questione che mi piace tanto sono gli elementi di autoreferenzialità che tu dai rispetto al romanzo, ma non al tuo romanzo, al romanzo in generale come genere letterario. Lì ci sono tante idee che andrebbero approfondite. Probabilmente non ho letto tutto di te, sicuramente da qualche altra parte potrei trovare nuovi spunti. Ti leggo. L'ho scritto un centinaio di pagine addietro. I romanzi vivono di ciò che non esiste più. È sparito o presto sparirà. Modi di parlare, di amare, di abbigliarci, di abbigliarsi o di combattere, di baciare, edifici, patrimoni, motti di spirito, strade, nastri e panciotti, pistole, acconciature, sigillati in un'ambra trasparente da osservare contro luce. Anche se si svolge nel mondo contemporaneo o addirittura in uno futuribile, ogni romanzo nasce già sepolto a metà. Appena edificato è una struggente rovina, un lascito enigmatico, una città morta che si rianima per il tempo esclusivo quanto illusorio della lettura. Tutto ciò che vi appare è comunque destinato a perire, tutto. I suoi materiali si deprezzano rapidamente, si sbriciolano come stoffe, al contrario di quelli eterni e immortali che costituiscono la poesia lirica e l'epica, la tragedia e la filosofia. Il lettore vive lo struggimento di un organismo che si appresta a entrare nel nulla. Quando tramonta e si scolora, dopo essere stato vivo e pulsante sotto i nostri occhi, il meraviglioso offerto dal romanzo è dunque ciò che è sempre sul punto di cessare, di quel che invece è destinato a durare, di ciò che ha un destino e resiste all'azione del tempo, sono altre forme artistiche a occuparsi. Questa è una considerazione che mi è piaciuta, che è un pezzo bellissimo. E sai che, guarda, questo pezzo, poi non posso, mi stavo anticipando la seconda domanda, ma non lo farò, che sono questi momenti in cui un po', non so se tra Calvino e Cecchi, il tuo romanzo, come i grandi romanzi, penso a Proust, a Autoria, non so, La Ricerca, o alla Montagna Incantata, ma poi il romanzo riesce a toccare apici, cumbres, no? Saggistiche. Ecco, di Roma, di quel mondo, di quella società di quegli anni, cosa è rimasto e cosa è sparito? Tutto, è sparito tutto. Mi approvavo da solo. A me succede abbastanza spesso che mi riportino o mi leggano, come hai fatto tu adesso, qualcosa che io ho scritto magari anche poco tempo fa, e le trovo come delle cose estranee a me, e quindi le posso o apprezzare o anche non condividere affatto. Questa invece la condivido ancora, questo che hai detto, cioè che il romanzo, la peculiarità, ecco, appunto, rispetto per esempio alla poesia lirica o all'epica o alla tragedia o soprattutto alla filosofia, che ha come sua pretesa una verità che sia permanente, che duri, che, per cui ciò che ha detto Platone è ancora, se era vero, è ancora vero oggi. Il romanzo è invece il genere della precarietà assoluta, cioè le società che il romanzo descrive cessano di esistere anche pochi anni dopo, anche non. Io talvolta mi è accaduto di dire che la distanza che c'è tra me e l'Edoardo Albinati, sedicenne, e quel tipo di società, appunto, borghese, cattolica, di una certa parte di Roma o di una certa parte d'Italia,
è lontana da me, da noi, da questo tempo, tanto quanto i combattimenti dei cavalieri medievali o i balli dei romanzi russi. Cioè quella società è tramontata, e il bello del romanzo è proprio questo, che descrive mondi spariti, che spariscono, quindi il romanzo è fatto di precarietà. Nei romanzi si descrivono appunto gli abbigliamenti, come sono le acconciature. Io sto leggendo adesso, con una stranissima coincidenza, io e la mia compagna Francesca D'Aloia ci siamo portati in viaggio senza consultarci l'uno con l'altro, tutte e due, lei in francese e io in italiano, Madame Bovary. Quando siamo la notte che dovevamo partire, ho detto: a che ti sei portato da leggere per il Messico? Lei ha tirato fuori Madame Bovary in francese, lei legge il francese molto bene, e ho detto: no cazzo, ma non è possibile, anche io. Non è che uno stia a leggere Madame Bovary tutti i giorni e soprattutto in contemporanea. Le prime 100 pagine di Madame Bovary che descrivo, che sono ricordato, ha come sottotitolo costumi di provincia, meurs de province, cioè modi di vita nella provincia francese dell'Ottocento X, quel mondo è sparito tutto. E però Flaubert insiste su ogni dettaglio di cosa la gente dice, di come la gente ama, mangia, odia, si riunisce, spera, quali tipi di carrozze usa. Allora il romanzo, a mio avviso, ha questa peculiarità, no? di tentare, io ho tentato, non credo di esserci veramente riuscito, di ricreare quel quartiere, anzi neanche la città di Roma, un quartiere di Roma. Tra l'altro sono stato molto colpito qua a Città del Messico, dove sono arrivato più di una settimana fa, dalla grande differenza dei quartieri di cui questa città è composta. Ecco, immaginate allora che il quartiere Trieste sia come l'equivalente, forse, se non vorrei dire una stupidaggine urbanistica, avendoci passeggiato una mattinata, come la Roma, oppure come Condessa, non so, ecco, ma che non è Città del Messico, e il quartiere Trieste non è Roma. Infatti, quando Rizzoli scelse la copertina del libro, che è questa, che poi alla fine è stata questa, anonima, un'interna di Palazzi X, la prima copertina aveva scelto una vista di Roma con la, col cupolone di San Pietro. Ho detto: ma allora non avete letto il libro? Scusa, non c'entra niente, il centro di Roma non esiste in questo libro, è un quartiere residenziale, il quartiere Trieste. Allora, quel tipo di, mi è piaciuto molto, posso dirlo, io dovrei segnarmi queste cose, però non lo faccio mai, quando presento il libro, le persone che ne parlano ogni tanto trovano delle formule giuste. Allora tu hai usato una bellissima formula, secondo me, che è scansionare, ma soprattutto mi è venuto in mente i primi, come si chiamano, i primi scanner. I primi scanner erano lentissimi, cioè, per scansionare una pagina, ecco, la scuola cattolica è un po' così, nel senso, per scansionare quel quartiere, quel mondo, eccetera, eccetera, va piuttosto lento. Poi il risultato è buono, spero, però uno deve avere la pazienza di... A me colpisce molto di più la pazienza del lettore che la pazienza mia. Cioè, che uno scriva un libro di 1300 pagine può farlo perché è un megalomane, perché vuole vincere il premio Nobel, perché è impazzito, ci sono tante ragioni, ma che uno se lo legga, questo è veramente misterioso per me. L'impresa è quella del lettore, non è quella dello scrittore. Però lì c'è un'operazione di fatica. Cioè, come lettrici o lettori, la questione più suggestiva, chi ti aggancia la proposta, è vivere la tua fatica, perché comunque spiritualmente deve essere stato molto faticoso vivere quegli anni come protagonista dentro un contesto specifico che è sociale, culturale, logica, e poi decidere di fare un libro. Ma io ho deciso di fare un libro soltanto perché uno degli assassini che uccise nel 1975
ha ucciso di nuovo nel 2005. Io non avrei mai scritto questo libro, mai pensato neanche lontanamente di scriverlo, se non che 30 anni esatti dopo il primo delitto, uno di quelli che l'aveva commesso ha ucciso di nuovo, è uscito di galera e ha ucciso una donna e la sua figlia adolescente. Allora io ho detto, allora non è passata questa storia, allora è sempre qui, cioè è tornata, io non ci pensavo più, anche perché non è che uno sta sempre a pensare ai tempi della scuola, e soprattutto a un episodio, perché io, la ragione per cui ho scritto, forse non l'abbiamo ancora detto, è perché io ero compagno di scuola di questi qui, un po' più piccolo, però li conoscevo molto bene, stavo in classe e andavo molto spesso a casa del fratello più piccolo di uno degli assassini, questo che appunto è tornato a uccidere un'altra volta. Allora quando questa cosa si è accaduta di nuovo, ecco, allora l'idea non tanto di parlare dei delitti, perché nel libro la parte, diciamo, criminale, criminosa è molto breve, ma parlare di tutto quello che provare a scansionare, ecco, come hai detto tu, tutto quello che c'era intorno, il mondo, le famiglie, il quartiere, i professori, lo sport, insomma quel modo di vivere che, come ho già detto, non ha più nulla a che fare col modo di vita che potrebbe avere un ragazzo di, diciamo, una ragazza di 17 o di 18 anni adesso. E questo però è la cosa, uno potrebbe dire, ah vedi, quindi non c'è più quella cosa, quindi non mi interessa. È il contrario. Io sto leggendo Madame Bovary perché voglio andare in un mondo che non c'è più, perché il mondo che ce l'ho già, quello già lo sto vivendo, non c'è bisogno di leggere un romanzo perché mi racconti il mondo in cui già sono. Io voglio evadere, anzi credo veramente che la lettura dei romanzi sia una lettura d'evasione, l'evasione dal presente, per trovare un mondo o dal presente o dal luogo in cui mi trovo, per cui posso anche leggere un romanzo contemporaneo che però si svolga in Thailandia, piuttosto che, perché quello che già conosco, già lo conosco, i romanzi sono fatti per uscire dal mondo, non per autocitare. Grazie. Grazie. Un altro dei temi molto presente nelle tue opere è quello della migrazione. E siamo in un paese, una volta mi hanno detto che il principale prodotto di esportazione del Messico sono i messicani. E sono vari milioni di messicani, discendenti di messicani negli Stati Uniti, ci sono 3.000 km di confine tra il Messico e gli Stati Uniti, non solo, il Messico è un paese di passaggio, soprattutto per centroamericani, del Guatemala, del Salvador, per Honduras, che devono attraversare prima la frontiera con il Messico, poi tutto il paese e arrivare negli Stati Uniti. E ovviamente ci sono storie molto drammatiche, ma ci sono anche esempi di molto nobili, per esempio i centroamericani che devono attraversare il paese lo fanno spesso attraverso un treno o una serie di treni che vengono chiamati la bestia, il treno della morte. Perché causano tutta tarde molte persone per prenderlo, prendono in corsa e quindi muoiono o rimangono mutilati. Però nello stato di Veracruz ci sta un gruppo di donne chiamate las patronas che al passaggio di questo treno preparano dei pacchetti con acqua e cibo per i migranti che attraversano il paese. Tu hai partecipato, come ho detto, a una missione in Afghanistan per il ritorno dei rifugiati e insieme a Francesca Lavoia ha due missioni, una è Niger, da cui avete scritto un reportage per il Corriere della Sera e poi è nato questo libro, 8 giorni in Niger, e poi un'altra missione, sempre per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Vite in Sospeso, invece in cui siete stati in Serbia per la rotta balcanica. Quindi avete vissuto, in prima persona, le condizioni dei migranti che spesso in Italia soprattutto le persone non conoscono o conoscono solo attraverso gli slogan di leader di partito che per avere un po' di
audienze in più, per qualche voto in più, ci sentiamo ripetere ogni giorno, per esempio, gli immigrati non stanno così male perché arrivano con il cellulare, no? E, come se il cellulare facesse la grande differenza. Questi immigrati che per esempio arrivano... Il cellulare fa la grande differenza per loro, perché è l'unico mezzo attraverso il quale possono orientarsi durante questi viaggi che durano mesi, anni in certi casi. Quindi se non avessero il cellulare sarebbero già morti da un pezzo. Questo ve lo dico perché me l'hai ricordato, e quindi ogni volta che viene, come dire, indicato questo mezzo come una sorta di lusso che dimostrerebbe dunque che le persone che i migranti sono in buone condizioni economiche, non si ricordano un paio di scarpe e il cellulare, un paio di buone scarpe e un cellulare fanno la differenza tra vivere e morire attraversando montagne, dovendo orientarsi. Spesso sono ragazzi anche che hanno 14, 15, 16 anni, quindi sta lì la loro garanzia di sopravvivenza. Scusa, ti ho interrotto. No. Ci sono due episodi, uno del 8 giorni in Niger, che mi hanno praticamente colpito, l'altro dei vite in sospeso, che riguardano due donne con il loro figlio. Una è di una Eritrea che è stata salvata e portata in Niger dai lager della Libia, che arriva con questo bambino di pochi mesi, che è nato sicuramente da uno stupro, e che questa donna tratta come suo, come una qualsiasi donna tratterebbe il suo figlio. E l'altro, sempre di una donna, credo in Serbia, che ha finito il latte materno per allattare il suo figlio, e una volontaria di uno dei campi si offre per allattare il figlio della donna migrante. E la mia domanda è come si traduce questa esperienza di questi orrori per il lettore e per chi invece è abituato ogni giorno a vedere solo propaganda nei mezzi di comunicazione? Come si trasmette questa umanità in mezzo a tutto l'orrore? Innanzitutto devo dire una cosa che è peculiare dell'Italia rispetto ad altri paesi. Cioè, l'Italia è un paese che fino a 50 anni fa, credo che proprio nel 1970 all'incirca sia stata proclamata la fine dell'emergenza emigrazione degli italiani. Quindi gli italiani per un secolo buono sono stati un popolo di migranti. Gli italiani sono sparsi in mezzo mondo perché dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 60-70 sono partiti. E quindi, come dire, a proposito della sparizione di un mondo, quel mondo è sparito essendo diventato un paese invece progredito e benestante rispetto agli standard di altri mondi, ecco che il fenomeno si è invertito, si è rovesciato. Ed è strana la mancanza di memoria, diciamo, del nostro popolo rispetto al fatto che quelli che noi adesso vediamo arrivare sono nient'altro che le repliche degli italiani che andavano in America o in Germania o in Belgio o nel Sud, soprattutto nel Sud America. Con una ricerca a Google ho scoperto che gli albinati, cioè quelli che portano il mio cognome, in Italia sono quattro gatti, in Brasile e in Argentina si sono moltiplicati. Quindi questo è per dire che questo tema trattato in Italia è particolarmente sentito, proprio sensibile anzi, proprio per il fatto che è strano come un paese che ha una tradizione di quel tipo poi possa diventare parte di questo paese così insensibile verso quelli che fanno lo stesso tragitto che i propri nonni avevano fatto cercando una vita migliore altrove. Le cose che ho scritto su questo tema, parte delle quali le ho scritte con una formula anche lì interessante, che non abbiamo inventato lei ed io, ma che ci è stata proposta genialmente dal responsabile dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, allora per l'Italia, e cioè di scrivere dei reportage a due voci, cioè di andare insieme a vedere, a scoprire, a testimoniare una certa situazione, un certo luogo,
la rotta balcanica è quella rotta di terra. Adesso in Italia si parla quasi sempre e solo di quella via mare, cioè dei migranti che arrivano attraverso la Libia via mare, ma una molto folta pattuglia di migranti negli anni si è invece spostata per lo più dall'Asia, attraversando anche 5, 6, 7 paesi prima di arrivare all'eventuale destinazione. Il ragazzo afghano passa in Iran, dall'Iran passa alla Turchia, dalla Turchia passa alla Grecia, dalla Grecia al Montenegro, dal Montenegro alla Serbia, dalla Serbia alla Croazia, dalla Croazia alla Slovenia, dalla Slovenia all'Italia, e voi dice: siete arrivati? No, perché poi loro, quasi nessuno vuole restare in Italia, perché devono andare in Francia, in Germania, in Belgio, addirittura qualcuno in Inghilterra, cose che ormai diventano impraticabili. Quindi in pratica, infatti, si chiama questo attraversamento di frontiere, ironicamente, quindi è incredibile che queste persone che vivono queste traversie lo chiamino questo tentativo di attraversare le frontiere the game, il gioco. Anche perché una volta su 20 o su 30 riesce, le altre 29 si viene respinti, bastonati, torturati, ributtati indietro. Quindi conoscere insieme a Francesco le storie di questi ragazzi e anche di queste donne che hanno attraversato, anche quella, una ragazza eritrea di cui tu parlavi, prima di arrivare in Libia dall'Eritrea aveva girato mezzo mondo, poi in Libia era finita dentro uno di questi centri di detenzione dove è stata violentata, e poi sono riusciti quelli dell'Alto Commissariato a evacuarla in Niger, quindi come dire, farla tornare indietro, quindi non andare verso l'Europa ma restare in Africa, ma in un luogo sicuro, ed era circondata, questa lo racconta Francesca nel libro, circondata da altre donne, da altre ragazze, tutte molto giovani in realtà, dai 18 ai 20, ai 21 anni, le quali, diciamo, avevano adottato collettivamente questo bambino nato dalla violenza. Allora, qual è l'unica cosa, l'unica ricetta per questo tipo di scrittura? Non avere pregiudizi. Non avere un partito preso, non partire dall'Italia, nel nostro caso, già sapendo quello che troverai, che dirai, che saprai, che invece è quello che fanno i partiti politici, non i partiti, diciamo così, le posizioni politiche che sono preconcette, più delle volte piene di falsità e volte esclusivamente a scopi, diciamo, di carattere elettorale, laddove invece uno scrittore, una scrittrice come Francesca, se vanno in un posto devono andarci con gli occhi limpidi, con gli occhi puliti, anche, posso dire, senza sapere troppo prima, perché se uno poi comincia a leggere troppo, a sapere troppo, già poi parte con delle idee preconcette. Invece poter semplicemente, anche la parola reportage, se ci pensate bene, vuol dire proprio riportare. Tu devi prendere quella cosa e riportarla a casa, esattamente come un cane da caccia, la prende e la riporta, non devi fare niente, non devi neanche esagerare con lo sdegno, col pathos, con l'emotività, quindi diciamo avere anche un po' una testa, cuore caldo e testa fredda contemporaneamente, però soprattutto per rendere il più fedelmente possibile quello che si è visto e quello che si è saputo, anche se smentisse le tue convinzioni. Ecco, io volevo aggiungere una piccola notizia, cioè in effetti a quello che ha detto Edoardo, un dato curioso: sono di più gli italiani che emigrano all'estero, vanno all'estero, qui abbiamo una certa quantità di persone, di quelli, dei migranti che invece decidono di andare, di fermarsi in Italia, cioè arrivano in Italia molti migranti, per poi, come ha detto Edoardo, spostarsi in altri paesi, no, del nord Europa, quindi questo grande problema messo ingrandito dai media, ma soprattutto dai politici, in realtà è un falso problema, ecco. Il problema dovrebbe essere la fuga di cervelli, la cosiddetta fuga di cervelli, no? Perché non trovano futuro in Italia, devono trovarlo all'estero. Questo come primo
come prima informazione. Ecco, io rimanendo sempre su questo tema, volevo toccare parlare di un libro che è scritto. L'antecedente di questo libro è una presentazione che avete fatto, appunto, tu e la tua compagna a Milano, di questo 8 giorni in Niger alla Feltrinelli di Milano, vero? Durante questa presentazione tu hai confessato, così candidamente come hai confessato altre cose qui in questo momento, si vede che è proprio caratteriale tuo, hai confessato un pensiero che tu stesso definisci infame, no? E l'hai detto così candidamente a un pubblico che l'ha percepito probabilmente in modo sbagliato, non ha capito quello che tu volevi dire con quello che hai espresso in quel momento, e sei stato messo su una gogna mediatica, possiamo dire, no? Io ricordo i titoloni in quel momento, no? Che dice, lo scrittore Abbinati ha detto questo, però. Però sei riuscito, tua fortuna e tua capacità, grazie alla tua capacità, anche avere un diritto di replica. Hai scritto un libro che si chiama Cronistoria di un pensiero infame, che è uscito nel 2018, in cui, che io lo consiglio perché è veramente un libro squisito, nel senso che spiegato con la capacità che ha Edoardo di raccontare i fatti, anche con una dose di umorismo, in alcuni casi, no, di ironia, racconti tutto quello che ti ha portato a esprimere questo pensiero, no? E ecco, in una società come quella in cui viviamo, totalmente mediatizzata, dove tutta l'informazione, se non è fatta dai media, è fatta sui social, e la guerra di fake news è enorme, e gli haters, l'odio mediatico è molto presente, molto forte, è quasi diventato uno sport nazionale, no? In alcuni paesi come l'Italia, per esempio, ma in Messico non è da meno. Come ci si può comportare? Innanzitutto volevo chiederti di spiegare al pubblico qual è l'antecedente che non ho voluto raccontare per non spoilerare. E poi vorrei chiederti, tu hai avuto la possibilità di esprimerti, di spiegarti, di farti capire. Chi legge il tuo libro capisce esattamente che cosa ti ha portato a esprimere quell'idea, no? E quindi anche a rivendicare, diciamo, il tuo pensiero, nonostante il fatto che sia stata estrapolata questa frase, sia stata poi riportata in modo diverso, ma usata in modo diverso. Come possiamo invece noi esseri umani, comuni mortali, fare per far fronte a questa situazione, a questa società così mediatizzata, alla mediatizzazione anche dell'informazione, cioè l'informazione non è più l'informazione di prima che veniva filtrata, verificata, l'abbiamo visto, no? È arrivata una fake news, è arrivata la Casa Bianca, no? I 40 bambini decapitati da Hamas, poi è risultato essere una fake news. E quindi tu che cosa suggeriresti? Se si può, se allora, hai un suggerimento. Allora no, il suggerimento non ce l'ho per una ragione molto semplice, che io non pratico i social media, quindi infatti quando è avvenuta questa cosa, che adesso poi brevemente racconterò, altrimenti non può chiedersi, anche se così sono costretto a ripetere il pensiero infame e a tornare un'altra volta a essere infame, magari scandalizzando. In realtà il pubblico presente in quella sala aveva capito benissimo, tutti avevano capito benissimo, solo che tra una situazione simile a questa c'era una specie di spia, che era venuta apposta per vedere, e ha acchiappato questa frase. La situazione era la seguente. Quindi, francamente, come ci si difenda da questo non ho idea, perché io non mi sono difeso. 6 mesi dopo, non so quanti mesi dopo, ho detto adesso scrivo un libretto anche divertente, secondo me, di cui ho provato a essere divertente, di cui racconto. Mi sono fatto raccogliere da una ragazza, una collaboratrice, tutti gli insulti ricevuti. Io non avevo letto
che mi scrivevano i miei figli, mi dicevano: papà, che hai fatto? Che succede? Oddio, c'era una specie di panico intorno a me, ma io tenevo questa posizione del dire: non voglio sapere, non voglio leggere. Poi quando questa ragazza mi ha fatto l'elenco, mi sono fatto anche un sacco di risate, perché venivano dette delle cose su di me talmente strepitose, talmente negative tutte, che mi si voleva sciogliere nell'acido, che dovevo essere, insomma, mi si augurava ogni forma di disgrazia, di morte. E poi soprattutto una cosa divertente è che, avendo scritto La scuola cattolica, io venivo definito scrittore cattolico. Allora, infatti la parte divertente era un po' quella, ho detto: è come se l'ultimo dei moicani pensi che l'abbia scritto un moicano, che la donna del tenente francese l'abbia scritto la donna del tenente francese, la donna di un tenente francese, cioè. Quindi questo per dire delle semplificazioni che avvengono, che era la parte più divertente. In realtà era successo questo, che poi è stato l'inizio di una storia, quello è stato il primo episodio. L'allora ministro degli interni Salvini, della Lega, tenne una nave con a bordo, non mi ricordo più se 200 o 220 persone, a distanza di pochi chilometri dalle coste italiane, in piena estate, con 40 gradi, con molti minori a bordo, a bollire, perché non voleva, perché considerava quella una violazione del sacro suolo italiano, e come un atto di guerra, e i porti vennero chiusi alle navi. Questo è il primo episodio, la nave si chiamava Diciotti. Guardando il telegiornale in cui veniva raccontata questa decisione presa dal governo italiano, quindi non solo dal ministro, questo per dire che la responsabilità era collettiva dell'allora governo italiano, io mi ricordo benissimo che dissi tra me: voglio vedere se muoio su quella nave, muore un bambino, che cosa succede? Ho ripetuto questa frase durante la presentazione di quel libro. C'era un emissario della Lega che ha preso la frase, l'ha staccata da tutto il discorso. Tra l'altro mi ricordo molto bene di aver detto: sono arrivato a desiderare che morisse un bambino su quella nave. E poi, subito però, me ne sono vergognato. L'ultima parte è stata tagliata, me ne sono vergognato, è rimasta. Quindi Albinati ormai in Italia è colui che desidera che muoiano i bambini. Secondo me questa cosa è irresistibile, nel senso che resistere a questo, o hai la tempra di un combattente sui social, cioè ti metti lì e a tutti quelli che ti hanno insultato li controinsulti, ribatti. Qualcuno lo fa ed è anche molto bravo nel farlo, e forse ha ragione a farlo, non dico che non si debba fare. Io non sono fatto così, non riesco a reagire se non in forme subliminali. Ve ne racconto una perché è materia di questi giorni. Ho un quadernetto che sto scrivendo per le cose del nuovo libro. Allora, uno dei giornalisti che mi ha più ripetutamente massacrato sul suo giornale, no, perché se lo dico magari c'è qualche vabbè, non le dico il nome, quindi peccato perché è un nome bello, interessante, vuoi dire. Io non ho mai risposto. Una volta insultò, fra l'altro, il vostro prossimo ospite, cioè Sandro Veronesi, scrisse un articolo terrificante, e Sandro Veronesi voleva sporgere querela perché ha detto: basta, questi devono finirla. E io ho detto: ma lascia perdere, guarda, no. Gli avvocati ci avevano detto che avremmo vinto la causa, perché erano degli insulti pesantissimi, personali. Vabbè, ma perché tiro in ballo Sandro? Non mi ricordo. Comunque, insomma, sta di fatto che questo signore qua, a cui io non ho risposto e che non ho querelato, adesso l'ho messo nel mio nuovo libro, ho utilizzato il suo nome, il suo cognome, e tutti lo chiamano l'infame. Per me basta, questa è la mia risposta. Cioè, se hai modo obliquo di vendicarti in una maniera che è, diciamo così, indolore, ma secondo me più efficace della risposta invece frontale. È un po' la cosa che io penso della differenza del pugno e lo schiaffo. Cioè, se tu devi colpire qualcuno, secondo me è meglio uno schiaffo, è più umiliante. Il pugno fa più male, ma lo schiaffo, come dire, degrada colui che lo riceve. Allora, secondo me, quando uscirà questo libro, e sicuramente questo che mi continua
a bastonare ogni volta che esce un mio libro, lo leggerà, troverà il suo cognome e troverà l'appellativo con cui tutti lo chiamano. Tra l'altro tutti si chiedono in questo posto di lavoro perché lo chiamino l'infame, non viene mai spiegato, non sarà spiegato, rimarrà sospeso, però il suo cognome resterà nella storia della letteratura italiana come l'infame. Mi auguro. Faremo di tutto perché possa. Volevo un po' cercare la circolarità. Siamo partiti con il carcere, la solitudine, e volevo toccare, pizzicare un'altra corda del contrabbasso, la scuola cattolica, no? Perché cattolicesimo, educazione, fascismo, violenza. No, vorrei un attimo uscire e toccare, pizzicare un'altra corda, che è quella della libertà, che insieme al tempo mi sembrano un po' i due ambiti esistenziali, esistenzialisti più interessanti che tocchi. Di fatto, parlando del tuo romanzo, ad un certo punto dici, la materia, ti sto leggendo, la materia di questo libro è tutta qui, nella domanda quanto eravamo liberi, liberi da cosa, liberi di fare cosa. Molti di noi hanno vissuto scampoli di oppressione familiare, vecchio stampo, ibridati o alternati a un permissivismo che era ancora il frutto di convinzioni precise dei genitori e non dovuto al loro sfinimento, allo sfibramento delle energie mentali o alla gretta abitudine. Per essere moderni e aperti oggi con i figli basta fregarsene di loro e il gioco è fatto. Voglio dire che era un periodo in cui la libertà aveva ancora un prezzo e non era materiale di risulta, un effetto collaterale. Veniva conquistata a strappi bruschi o concessa con aperture pionieristiche dal riformatore orgoglioso di aver avviato il cambiamento. Ecco la libertà. Io da qui, forse più da Morelia, Morelia Michoacán, che è città del Messico oggi, spesso mi chiedo se gli italiani sono un popolo, sono gente libera. Secondo te gli italiani sono liberi? Gli esseri umani non sono liberi. Gli italiani sono dei discreti rappresentanti della natura umana, anche perché sono un popolo, credo, abbastanza vario al suo interno da poter contenere, diciamo così, la gamma, quasi la gamma intera delle possibilità umane. Per cui mi riesce difficile parlare degli italiani come un unicum. Infatti una delle ragioni anche del mio maggiore fastidio politico è quando qualcuno se li intesta agli italiani, quando qualcuno dice gli italiani vogliono questo, gli italiani sono con me, 60 milioni di italiani hanno... sono dalla mia... cioè, questo è un falso, tra l'altro è un falso storico, oltre che un falso sull'attualità, perché come risorsa del nostro popolo credo che sia proprio quella della varietà, della diversità e della diversità di posizioni, di opinioni, tale da non poter mai permettere a nessuno di intestarsi un popolo. Questo... sul fatto della libertà, credo che questo, visto che siamo dove siamo, vorrei più riferirmi alla letteratura italiana che alla società italiana. Ecco, nella letteratura italiana abbiamo degli esempi di pervicace, ostinata, radicale difesa della libertà di opinione, di pensiero e di azione, che molti intellettuali italiani hanno pagato con l'isolamento, il carcere, l'esilio, il manicomio. Quindi una delle ragioni, forse prima che non ho detto della mia, peraltro difficilmente comprensibile, decisione di andare a insegnare in carcere, è che prima di andarci avevo individuato una linea, chiamiamola carceraria, e se non carceraria, dell'esilio, dell'isolamento all'interno della cosa che a me, diciamo, premeva di più, e cioè la storia della nostra letteratura. Quindi, però, a petto di questa difesa
eroica da parte di alcuni della libertà, poi gli italiani hanno una fortissima tendenza al conformismo, molto marcata. Si potrebbe, cioè, studiando solo la storia degli ultimi 100 anni, si potrebbe vedere come con blocchi abbastanza compatti si sia passati dall'adesione a un certo modello politico a quello seguente, a quello seguente ancora, e se si analizzasse soltanto i risultati elettorali degli ultimi 20 anni in Italia si vedrebbe come ci siano stati degli innamoramenti incredibilmente accesi verso dei personaggi che poi si sono immediatamente travasati verso altri e verso altri ancora. Quindi una certa tendenza gregaria, imitativa, credo in Italia sia, e conformistica, quindi di timore delle proprie opinioni se queste opinioni non coincidano con un... è anche la ragione per cui io non sono sui social, perché vedo che ci sono queste bolle dove tutti la pensano allo stesso modo, tutti la pensano in quell'altro, e francamente di entrare in una qualsiasi di queste bolle a me non mi interessa, anche perché io purtroppo la mia bolla proprio non ce l'ho, non saprei con chi affiliarmi oggi in Italia, non saprei con quale gruppo stare. Una cosa però che a me piace e che rivendico, a me piace personalmente, che rivendico anche come una caratteristica italiana, è il culto della minoranza. Cioè, che io pratico, forse snobisticamente, forse perché voglio essere diverso, voglio essere di quello che dice la cosa diversa da quello che dicono gli altri, però c'è in Italia, non sono il solo, credo, a avere un piacere diabolico dell'essere in pochi. E per esempio questo spiega perché io sono della Lazio e non della Roma, perché i laziali sono una minoranza etnica, diciamo così, all'interno della mia città, il rapporto è circa 1-4. Ecco, una frase che ho anche messo da qualche parte in un libro è proprio questa, che avevo letto da qualche parte, quando uno dice in classe tua erano tutti della Roma, e tu sei diventato della Roma. In classe mia erano tutti della Roma, io sono diventato della Lazio. Questa è la differenza, cioè il gusto della minoranza è quando tutti la pensano in un certo modo e tu dici, ah sì, e allora sapete che vi dico? Io la penso in quell'altro, anche come spirito un po' stupido di contraddire l'opinione corrente, che però, devo dire, ha i suoi piaceri, appunto, perversi, che però io amo e pratico. Nella scuola cattolica mi hanno anche rimproverato di questo. Dice, cavolo, tu prendi sempre quella cosa e la vuoi sempre rovesciare. Allora, siccome si dice che il matrimonio è la tomba dell'amore, tu invece dici l'amore è la tomba del matrimonio. Però io cerco di spiegarlo, e credo anche di avere ragione nel farlo, perché è stato l'amore la tomba del matrimonio. Quando i matrimoni non erano matrimoni d'amore, nessuno pensava di poterlo rompere per il fatto che si innamorava di qualcun altro. Da quando ci si sposa perché si ama qualcuno, siccome l'amore finisce, è abbastanza fisiologico, ecco che il matrimonio viene rotto. Dunque, il detto il matrimonio è la tomba dell'amore è falso, mentre è vero il suo contrario. Però qualcuno mi dice, ma tu lo fai apposta ogni volta a fare questo? Eh sì. Grazie. Allora, non so come andiamo con il tempo, però una domanda a cui non posso resistere, sarà anche breve, probabilmente. Con che libro andrete via dal Messico? Cioè, parlate del libro che avete portato, ma è sempre interessante lasciare questo paese con un libro, no, della sua letteratura. So che in famiglia, tra voi, c'è una passione per Apri, dottor Apri, no, acqua, se male non ricordo, in Apri. Però no, qualcosa di originale, da già individuato. Ma guarda, questa ricerca dei libri del dottor Hartl di Francesca, qua abbiamo battuto molte librerie, anche qua fuori, alle bancarelle, fuori dall'università, siamo riusciti a vedere i quadri, è una sua fissa, non è la mia.
io l'accompagno, a me piace molto quando qualcuno vicino a me ha una passione, così io posso permettermi di non averla, che è una cosa, ve la consiglio, come consiglio esatto, è riposante, quando qualcuno soffre, ama, desidera accanto a te e tu invece semplicemente lo accompagni. Ho scritto un racconto nel mio primo libro che si chiamava Cacciatori della Domenica, dove raccontavo la gioia di andare un giorno a caccia senza essere un cacciatore. Gli altri sono tutti che cercano di ammazzare gli uccelli, gli animali, e tu sei come in vacanza. Loro vivono davvero l'esperienza e tu stai lì come un testimone, come un passante, come un ospite, pensi solo a quando si farà merenda, quando arriverà il momento di mangiare i panini e delle armi, dei fucili, a te non interessa nulla, però è bello stare insieme a qualcuno a cui invece questa cosa piace. E questa è la posizione, alla fine ho scoperto che questa è la posizione dello scrittore in generale. Un accompagnatore, uno che sta così, sì, vivrà pure la sua vita personale, però può permettersi di disinteressarsi un po' della propria vita interessandosi a quella degli altri. Cioè, è un lusso questo fatto di poter vivere per interposta persona. Gli altri o i personaggi di un libro sono delle persone attraverso la cui vita tu vivi la tua. E la tua vita può permettersi di avere meno senso. Allora, se troveremo questo benedetto libro, almeno uno, ce l'hanno proposto uno così. No, uno ce l'ho. Beh, però su. Tempest profana. Lo so, ma è un PDF. No. Però un capolavoro. Capolavoro, però io pensavo proprio il libro, tu intendevi un libro fisico. Perché il PDF è un problema. Allora lanciamo questo. Un appello per questo. Quindi, siccome lei mi ha messo moltissima voglia di leggerlo anch'io, perché mentre lei lo legge in PDF esplode ogni tanto, è un genio, questo è un genio. Allora se mi capiterà lo leggerò. Io lo scrittore che amavo di più quando ero ragazzo, io ebbi un professore a scuola, che poi nella scuola cattolica è, diciamo, Cosmo, che ci fece leggere tutti gli scrittori, avevamo 17 anni, a me e a un mio compagno, anche lui scrittore, che diventerà scrittore, Marco Lodoli, ci fece leggere in un anno tutti gli scrittori, che allora cominciavano ad andare di moda, in Italia, in Europa, tutti gli scrittori latinoamericani, tutti insieme, 4-5 libri ciascuno, e io ricordo di aver letto Carlos Fuentes con enorme piacere. Però poi quella stagione si è un po' chiusa, quindi sono aperto a suggerimenti di cose che devo riportare indietro di scrittura messicana di oggi. Grazie. Vogliamo invitarvi a fare domande, commenti, intervenire, se volete farlo. Avete la parola. Se qualcuno vuole dire. La valletta di porta di no. Ci penso io. Al discorso di Tommaso Pascale, non so, lo conoscevo, e poi l'ho espresso insomma un giudizio facendo poi il paio con zero. E a fronte di questo modo, diciamo, anche un po' umile di corsi di fronte alla letteratura, che peraltro lei insegna e che produce, e la mia domanda va forse sul versante più tecnico. Sull'ingranaggio della scrittura. Sono curiosa di sapere se la sua è una scrittura, diciamo, fatta di getto, che le fluisce in maniera automatica, se possiamo utilizzare questo termine un po' antico,
o se è un esercizio che in qualche maniera invece è sottoposto a molta revisione. E anche mi interessa sapere il rapporto con l'editor, con il editore, la casa editrice, o coloro che leggono e poi hanno sempre qualcosa da dire, e nel suo caso se i rapporti appunto con gli editors sono stati fluidi, o invece non so, hanno presentato delle difficoltà anche le diatribe. Grazie. Beh, è una domanda molto, richiederebbe una risposta molto ampia. Su quest'ultimo tema posso dirle di una questione che è stata proprio di quest'ultimo libro, di un discorso con l'editor, un editor molto, molto giovane, molto bravo, che mi segnalava un'incongruenza narratologica, diciamo così, nel secondo racconto. Perché? Perché tutto il racconto, come ho detto prima, è narrato da un noi. E da quello che questo noi, cioè questo gruppo, questo collettivo, questo paese, questa voce che rappresenta una comunità intera, può venire a sapere sempre per forma indiretta, perché qualcuno ha detto che. Nelle ultime 4 o 5 pagine si dice una cosa, si racconta una cosa che questo noi non può sapere. Perché questa cosa la sto raccontando io, la sta raccontando il narratore. Questo dal punto di vista della congruenza sarebbe sbagliato. Ma l'unico modo per raccontare, per fornire una soluzione al racconto, era prendere io in mano. E ho deciso di tenerlo così. Siccome ho parlato di Madame Bovary, Madame Bovary è il più clamoroso caso fatto dallo scrittore probabilmente più testardamente raffinato nella ricerca della perfezione letteraria, cioè Flaubert, è totalmente, cioè in una scuola di scrittura verrebbe bocciato alla seconda lezione, perché Madame Bovary, me lo ricordavo dalla precedente lettura, comincia con la descrizione che fa un compagno di classe di Charles Bovary, cioè il marito di Emma, futuro marito, che entra in questa classe, e quindi viene raccontato per le prime 15-20 pagine dal punto di vista di questo testimone che scompare completamente dopo 20 pagine. Quindi le altre 400 sono raccontate dal narratore onnisciente, cioè da Flaubert. Allora ho detto, se l'ha fatto Flaubert, lo potrò fare pure io, no? Perché oltretutto perfetta congruenza o coerenza non è, secondo me, appannaggio di nuovo della narrativa. La narrativa è un genere spurio, ibrido, spesso sgangherato, ora nel racconto meno che nel romanzo, perché il racconto ha un formato che richiede che non ci siano delle clamorose incongruenze. E per questo che Edgar Allan Poe pensava, pro domo sua, che il racconto fosse un genere letterario, un genere estetico di rango superiore al romanzo, perché veniva letto in un'unica seduta e quindi l'effetto che provocava era unico, trascurando invece il fatto che il romanzo è bello proprio perché tu vai e vieni, torni, lo lasci, lo leggi un giorno, poi lo lasci di nuovo, quindi crea tutto un altro tempo di lettura, di durata, e quindi tutto un altro genere di affezione. Quindi io con gli editor ho dei rapporti ottimi, perché io do dei testi molto finiti su cui vanno messe puntini sulle i normalmente. So invece di scrittori che hanno bisogno anche di un rifacimento dal punto di vista della trama, degli episodi, insomma, scompaginare il libro. Io tendo a dare il libro, ecco, faccio l'esempio della Scuola Cattolica. La Scuola Cattolica è il libro che aveva più bisogno di tutti quelli che ho scritto per la sua lunghezza di una forma di editing. Io l'editing lo sono fatto fare da varie persone, uno professionale, e mia figlia, che è una buona lettrice, e solo dove ho trovato
una coincidenza di giudizio in tutti e tre i miei lettori principali, allora ho aderito a queste osservazioni. Se no, davo retta a mia figlia, non a quello, al professionista, diciamo così. E ho tagliato il libro però di 200 pagine, quindi da 1500 è diventato di 1300, quindi non è molto cambiato, diciamo. Questo per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda, la prima me la sono dimenticata. Su come finisce la sua scrittura, cioè se ah, sì, io fluisce anche per una ragione, perché negli ultimi anni scrivo a mano, e scrivendo a mano ho meno distrazioni, vado più rapido, faccio le correzioni direttamente in una maniera un po' caotica, ma che io poi riesco a ricostruire, per cui io non ho l'ingombro della macchina. E questo dà almeno a me una sensazione di fluidità. Tendo a scrivere poco nel senso di poco tempo, la cosa definitiva. E se non è venuta bene la butto. Cioè, io non credo nella riscrittura. Quando leggo, ho riscritto il mio libro 17 volte, dico. C'è una cosa che ho letto in un libro sul sacrificio presso i latini, che il sacrificio doveva essere compiuto con una serie di passi, rituale. Ogni volta che si sbagliava un punto bisognava ricominciare da capo. E questo trovo che sia interessante, legato anche al fatto della scrittura. Se però non sbagli nulla, allora sei arrivato immediatamente al punto. L'idea di rifarlo da capo perché non era venuto bene non ha senso. Se c'è però un punto in cui tu fai un errore, allora devi buttare e rifare. Però se questa fluidità di cui parlava si realizza, è meraviglioso. Devo dire che è un momento di sollievo. Ecco, forse l'espressione più giusta non è di piacere, non è di felicità, ma è di sollievo, perché vuol dire che c'era una dittatura, sappiamo chi, che ti ha fatto andare dritto per dritto come se tu fossi un medium. E allora vengono fuori delle... Però non è detto che accada. Grazie. Non ho capito bene la questione dello schiglierà, ma non un pennello. Un pennello. Un pennello per schiglierà. Tratto pennello, se non sei interessato. No, forse è interessante, sono questo, cercando di capire come poi è il risultato, no? Cioè, tu consumi il manoscritto, lo consumi... No, infatti è molto noioso il fatto che tutto questo andrà ricopiato, trascritto col computer, sì. E lo fai tu, lo fai scritto. Sì, perché nessuno capirebbe le mie pagine. Però tu arrivi al punto di quello che scrivi con il manoscritto scritto col tratto tempo. Possibilmente sì, sì. Bello. Tra l'altro, devo dire... che ha un effetto grafico molto bello. Sì. I miei quaderni sul quaderno. Sono sul quaderno, non sul Photoshop. Sul Photoshop sarebbe un po' pericoloso. No, non lo so. No, il quaderno sono, in fondo il quaderno sono tanti fogli legati insieme. Bello. No, cioè sono molto belli questi quaderni, devo dire, sono, non si capisce, nessuno capirebbe cosa c'è dentro, però mi ricordo che visto che questa settimana è stata calviniana, me lo disse anche Italo Calvino, che scriveva e diceva certe volte che lo scrivo talmente piccolo che poi io stesso non riesco più ad usare la lente, quando scriveva, diciamo, le correzioni sui margini, erano diventate talmente minuscole per farle entrare nei bordi del foglio, che poi doveva andare lui a studiarsi come farebbe un filologo
Però in realtà questa opera, posso dirlo, visto che tu hai parlato della Scuola Cattolica, la Scuola Cattolica io l'ho scritta e l'ho editata e l'ho raccolta esattamente come se fosse l'opera di qualcuno che io dovevo mettere insieme. Cioè, come se tu trovi un manoscritto molto ancora informe e devi portarlo a compimento perché il suo autore non è più in grado di farlo. Non so, forse è un po' misteriosa questa formula. Insomma, la sensazione che certe volte era quando io raccoglievo le cose che avevo scritto, le copiavo, le mettevo in ordine, avevo la sensazione di lavorare su del materiale di un morto. Però è vivo. Ci sta, molti scrittori dell'Ottocento speravano in questo, no? Nei tempi in cui l'industria editoriale era diciamo, una sorta di mannaia sulla testa, speravano nella scrittura automatica, cioè ad essere ispirati e andare più veloce per poter vendere. Però il fatto è che questa ispirazione va, se mai esista, esiste, va un po' preparata, questo sì. Cioè, nel senso che ti devi mettere in una condizione per cui questa voce, perché poi sostanzialmente, forse questa è un po' la caratteristica dei miei libri, che sono così tutti diversi l'uno dall'altro, perché prima di scriverli o mentre li scrivo, devo trovare la voce che sia di quel libro e che non sarà replicata. Per esempio il racconto finale dell'ultimo libro, Uscire dal mondo, di cui parlava prima Edoardo Mora, è scritto in quel modo e io quel modo non lo utilizzerò mai più. Però poteva essere raccontato l'ansia di quest'uomo che vuole abbandonare il mondo, che vuole un uomo che è stato molto socievole, che ha avuto amanti, successo, denaro, quindi un uomo che ha vissuto la vita, che arriva a un punto in cui dice: non voglio più vedere nessuno, voglio stare solo con il mio cane e guardare le onde del canale della Tibecca e basta. Per raccontare questo ci voleva quella voce di quel racconto lì. Dopodiché, per usare la metafora di Matita o della penna, come diceva credo Hemingway, scritta una cosa, scritto un libro, devi spezzare la matita o la penna con cui l'hai scritto e non la potrai più utilizzare. Devi di nuovo trovare un altro voce, un altro strumento, un altro metodo. Stai diventando una specie di profeta. Ah sì, avrei un'altra domanda, molto secca, su un romanzo a cui sei particolarmente legato, che è Vita e morte di un ingegnere. E la domanda è questa: la scrittura di questo romanzo è stata pensata, è servita per dimenticare e mettersi alle spalle o per ricordare o paradossalmente per entrambe le cose? Allora, questo è un libro che ho scritto nel 1990, a ridosso della morte di mio padre, qualche mese dopo che era morto. Insomma, mi pare che lui sia morto nell'ottobre, no, sì, quindi nel 91, lui è morto nell'ottobre del 90, e verso gennaio-febbraio io ho detto: devo provare a raccogliere le poche cose che sono di mio padre, prima che poi me le dimentichi. E l'ho tenuto inedito, l'ho mantenuto inedito fino al 2013, credo, che sia uscito, perché non l'avrei mai pubblicato con in vita mia madre. Poi mia madre nel 2010 è morta, io un anno o due dopo ho detto: ma c'era quel libro, quella memoria scritta su mio padre, fammela rileggere. Mi è sembrata compiuta, scritta quella veramente di getto, in un mese circa, e quindi era diventata pubblicabile e serviva, come hai detto tu, a entrambi gli scopi. No, mentre lo scrivevo serviva a ricordare, quando l'ho pubblicata è servita invece a sigillare definitivamente il passato, perché, questo lo voglio dire perché è una delle poche convinzioni ferme che io ho, oggi molto si insiste nella pubblicità culturale da parte delle istituzioni,
nel Ministero della Cultura, almeno in Italia, non so qui, sul fatto che la letteratura, leggere, serve a ricordare, c'è proprio l'ossessione della memoria, quando invece la lettura, la scrittura e la lettura sono anche invece un modo per liberarsi di qualcosa che è accaduto. Per esempio il diario non serve tanto a trattenere le cose accadute, quanto invece proprio a sigillarle, a metterle lì, a bruciarle, a consumarle, per poter guardare avanti, no? Lo cito fin troppo spesso, ma è diventato il mio guru. Come si chiama, scusa? Lo stilista Karl Lagerfeld. Lo stilista tedesco, che in una intervista con un intervistatore che gli chiedeva delle sue collezioni che aveva fatto nel 1980, 81, 82, 84, insomma andava avanti e lui si era un po' annoiato. A un certo punto ha detto: l'importante non è l'aver fatto, l'importante è il fare. E così ha tagliato conto, cioè quello che si è fatto, uno se ne è disfatto. E secondo me la scrittura e la letteratura, molto più che sull'aspetto della memoria, è su quella dell'attraversamento di un'esperienza per potersela lasciare alle spalle. Quindi serve ad alleviare, a sollevare e non a caricarci ulteriormente di memoria. Già ce n'è troppa di memoria. Sì, questa è la mia personale opinione. So che anche qui di solito, allora, tutti dicono che bisogna ricordare, Albiati dice che bisogna dimenticare. Però è così, non dimenticare, bisogna passare oltre. Questo è diverso, cioè conoscere le cose, però per poterle conoscere delle altre, quelli che hai già conosciuto, devi lasciartele alle spalle. Io credo molto, questo libro che si chiama Oro Colato, è l'idea proprio della scrittura come consumo, non come accumulo. Beh. Grazie. Allora, io non so neanche che ore sono. Sì, sono le 7 minuti. Stiamo rispettando l'invito. Vi ricordiamo che il prossimo incontro sarà con, come diceva Edoardo, con Sandro Veronesi a novembre. A dicembre abbiamo l'incontro con Romana Petri e a gennaio con Melania Mazzucco, febbraio Antonella Lastranzi e chiudiamo poi a marzo con Vera Ghene e chiudiamo l'esperienza di Parole d'altre mare che dopo 2 anni e mezzo, no, quasi 2 anni e mezzo, insomma, è abbastanza impegnativa, faticosa. E speriamo che anche il pubblico che ci ha seguito da casa abbia resistito fino adesso e lo salutiamo. E quindi vi faremo sapere quando poi la data esatta di novembre. E grazie per essere venuti, per aver seguito. Ci rivedremo. Grazie. Grazie.